Per me è un onore presentare Giuseppe e Katia, perché sono due dei miei maestri di Qigong, quindi mi fa anche un po' di emozione. Vedremo questo nuovo progetto che stanno presentando, possiamo dire dai progetti pilota in Italia sull'argomento, cioè come possiamo insegnare il Qigong e il Tai Chi ai bambini. Ed è una cosa molto interessante perché ha delle applicazioni molto molto utili nella nostra società, dove i bambini già cominciano a manifestare quei segni di stress tipici della nostra società. Quindi lascio la parola a loro. Grazie. Bene, allora Katia ci introdurrà questo argomento e al tipo di lavoro. Questa mattina avremo due ore a disposizione e appunto Katia farà una sorta di introduzione al lavoro che proponiamo, poi io vi mostrerò alcune slides interessanti rispetto al progetto che stiamo portando avanti e dopo faremo pratica, quindi sposteremo ulteriormente le sedie e assieme praticheremo degli esercizi che potete fare anche vostri se riuscite a portarli a casa e proporli appunto con i praticanti più piccoli. Katia? Sappiamo benissimo che il Qigong e il Tai Chi Chuan sono considerate arti per nutrire la vita, come il titolo del convegno, dove nutrire si intende quella condizione che si ottiene coltivando l'essere umano nella sua integrità, perciò sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista energetico che dal punto di vista spirituale. E come si coltiva? Ovviamente come un contadino coltiva la terra, no? Perciò è necessario costanza, attenzione, ovviamente quella che viene chiamata presenza, ma anche impegno, ok? Che è proprio quel kung che si utilizza assieme a Qi quando parliamo appunto di Qigong o quando parliamo di Kung Fu, lavoro lungo, perciò per lavoro lungo si intende un lavoro fatto con impegno e anche una certa diciamo, fatica, tra virgolette, ok? Io ho la fortuna di essere genitore di un ragazzo, oggi, che ha iniziato a praticare Tai Chi e Qigong da quando era bambino, aveva 6 anni. Sì. E questo mi ha offerto una grande possibilità, una grande opportunità che è quella di poter osservare non solo i benefici che queste pratiche portano e accompagnano i bambini, no? Nella loro fase, nelle loro diverse fasi di crescita, perché ovviamente ogni fase di crescita ha le sue necessità, ma anche mi ha permesso di vedere come possano diventare un'opportunità anche per noi genitori. Rispetto appunto la trasformazione che avviene ovviamente in loro e di conseguenza in noi, è come se noi lavorassimo diciamo per la luce riflessa attraverso loro. Dal punto di vista diciamo dei vantaggi che queste pratiche portano, sappiamo benissimo che ovviamente per quel che riguarda i bambini queste arti danno la possibilità di sviluppare un corpo forte, ok, flessibile, ovviamente dove il Qi circola liberamente, perciò abbiamo anche la possibilità di avere un buon equilibrio energetico. E la cosa interessante è che attraverso determinati esercizi che si fanno durante queste pratiche, ovviamente proposti a loro sotto forma diciamo di gioco, hanno la possibilità questi ragazzi di sviluppare
quell'ascolto del proprio corpo che non è molto comune, soprattutto tra noi adulti, magari noi qui sì, però cominciano a rendersi conto di come funziona il loro corpo nel movimento, ma anche a percepire, soprattutto attraverso il lavoro in coppia con i compagni, a percepire quelli che sono quei movimenti, diciamo, emozionali che poi sono la base del conflitto. Ci sono degli esercizi, ad esempio, dove ci si spinge, tra virgolette, ma la spinta è data proprio, la funzionalità della spinta è quella di imparare ad ascoltare la forza del compagno, no? Ok? Non è lo spingere dove ci si butta a terra. Attraverso questo tipo di esercizio ovviamente muove dentro al bambino, non solo agli adulti, una serie di dinamiche che loro cominciano a conoscere. E lì entra in gioco ovviamente il lavoro dell'insegnante. Queste discipline infatti non possono essere insegnate nello stesso modo con il quale si insegnano gli adulti, perché i bambini hanno delle necessità diverse da quelle degli adulti, hanno bisogno di muoversi, hanno bisogno di giocare, soprattutto al giorno d'oggi dove sono super impegnatissimi i bambini, molto spesso accade che entrano a scuola alle 8 della mattina e escono alle 6 del pomeriggio, perciò anche loro hanno dei carichi non indifferenti. I bambini però amano anche quei momenti che ritrovano appunto nell'aspetto marziale, dove c'è l'ordine e la disciplina, e questo il bambino lo avverte in modo istintivo, non è che è un processo, diciamo, logico. Il bambino ama le arti marziali proprio perché le ritrova in esse sia un aspetto che l'altro. E la metodica appunto per insegnare queste arti a questi bambini deve essere specifica, ben strutturata per questo motivo. C'è bisogno di movimento, ovviamente i bambini fanno parte della primavera della loro vita, che sappiamo benissimo essere fortemente young. Ne abbiamo sentito parlare anche ieri da chi ha fatto gli interventi precedentemente. Questo young forte che i bambini hanno, soprattutto a livello di fegato e di cuore, ovviamente è funzionale, va benissimo. Perché? Perché è quella spinta che permette la creatività, permette quella vitalità, come si dice, è pieno di vita, quel bambino è pieno di vita, si dice per questo, no? Quella vitalità, la curiosità, la voglia di sperimentare, di confrontarsi con gli altri, di mettersi in gioco, la sfida. Questi sono tutti aspetti ovviamente che sono positivi e sono dati da questo young. Anche quelle piccole provocazioni che i bambini fanno per capire dove arrivano i confini, fino a dove possono spingersi. Non so quanti genitori ci sono qua, ma ecco, allora sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando. Ma lo fanno ovviamente anche in palestra, no? Tentano e poi ci osservano per vedere come reagiamo noi. Allora, tutto questo va benissimo, questo yang forte dei bambini è assolutamente buono, a patto che ci sia uno in altrettanto solido alla base, che deve avere la funzione di ancorare questo yang, che altrimenti porterebbe ad un esubero. In effetti, quando questo non c'è, cosa accade? Che queste caratteristiche, diciamo, funzionali, abbiamo detto prima, la curiosità piuttosto che la vivacità, diventano eccessive. Allora si trasformano in quelle che sentiamo spesso parlare, come l'iperattività, la mancanza di attenzione, il fatto ad esempio di non riuscire a centrarsi in un'unica cosa, ma il disperdere le forze, ma anche ad esempio nella relazione con gli altri, l'incapacità di saper gestire una sconfitta, oppure si trasforma in aggressività. Ovviamente questo si ripercuote non solo in palestra, ma anche al di fuori della palestra, lo possiamo osservare anche in ambito familiare, ma in ambito scolastico, diventa una dinamica forte in questo senso. Oppure di contro cosa accade? Possiamo trovare quei bambini che sono ad esempio fragili,
Quando lo Yin non è ben consolidato, allora troveremo dei bambini molto fragili, dei bambini timidi, impauriti, ok? Che tendono ad ammalarsi spesso, perché ovviamente cosa diciamo che il quadro energetico fa riferimento in questo caso appunto alla funzionalità della milza, perciò quel che riguarda l'alimentazione, questi bimbi esili che hanno difficoltà nel rapporto con il cibo, oppure appunto sul polmone o sul rene, questa paura anche di sperimentare qualcosa di nuovo, l'arrendersi ancora prima di provare. Diciamo che questa è in palestra normalmente nella maggior parte delle volte quel quadro diciamo che è considerato fisiologico, ovviamente alla loro età è più rispetto alla prima fascia piuttosto che alla seconda. Cosa sarebbe interessante? Perché i bambini amano le arti marziali? I bambini amano le arti marziali perché in realtà, e questa è una cosa che noi perdiamo di vista molto spesso, i bambini quasi istintivamente sentono di cosa hanno bisogno e lo ricercano. Allora, nell'arte marziale loro trovano sia quell'aspetto che è legato appunto al movimento, al gioco, all'attività prettamente fisica, che permette loro di rilasciare quel chi, quello yang in eccesso, sia quell'aspetto che serve a loro a consolidare lo yin e che ritrovano nella ritualità dei gesti, nella ripetizione, ad esempio quando si chiudono le forme e si ripetono i movimenti più volte, oppure ad esempio con gli esercizi di percezione del chi gan, dove loro proprio coltivano quegli attimi in cui cominciano ad esplorare quella che è non solo la conoscenza di se stessi rispetto a quello che accade all'interno del corpo, come facciamo noi, no? Corpo, il respiro, questo che è il battito del cuore, portano attenzione a quello che accade dentro, ma porta loro un momento di quello che viene chiamato calma interiore e di cui loro necessitano. Perciò il fatto di osservare i bambini e di portare attenzione a quelle che sono le loro esigenze diventa una cosa molto importante per chi poi si approccia verso loro. E qua mi viene in mente, vorrei raccontarvi un attimo la prima lezione di Elia. Elia, lui qualche anno fa, nel nostro paese, nel paese dove viviamo, ma ovviamente dappertutto, quando comincia i bambini iniziano la prima elementare, come poi gli anni di seguito, a settembre, appena comincia la scuola, arrivano un sacco di proposte rispetto alle attività sportive che si praticano appunto nei comuni di residenza. Nel nostro comune siamo molto fortunati perché praticamente abbiamo tutti gli sport possibili e immaginabili. Sicché Elia, come tutti i bambini, comincia a dire: mamma mia, mi porti a provare questo, mi porti a provare quello? E io sì, in macchina. E un giorno questo, un giorno alcuni li aveva proprio esclusi, ma non diciamo quali sport sono questi, no? Alcuni avevo già visto che alcuni, quelli diciamo più comuni, li aveva già esclusi. Allora l'ho accompagnato, usciva immancabilmente ogni volta dalla lezione dicendo: no, questo no. Questo no per questo no per quello. A un certo punto mi dice: ma voglio provare un'arte marziale. Benissimo. Anche lì molto molto ricco di scuole il nostro comune rispetto a diverse arti marziali. Ne prova una e esce non insoddisfatto, l'altra esce non insoddisfatto. A un certo punto devo dire: via, basta, sono finite tutte, le abbiamo provate tutte, basta, ci penseremo l'anno prossimo. Passano i mesi e un giorno arriva a casa e mi dice: mamma, lo sai che il maestro Giuseppe, perché il maestro Paternetti all'epoca era insegnante di sostegno in classe di Elia, e mi dice: sai che il maestro Giuseppe insegna Kung Fu, mi porti a provare? Sì, che certo, parto, lo porto a provare e fa la sua lezione, io fuori ad attendere. A un certo punto termina la lezione, lui esce, mi guarda, allarga le braccia e mi dice: questo no. Questa cosa mi ha colpito tantissimo perché ho avuto proprio la netta sensazione
pensare di fare riferimento a questo rispetto a tutti i bambini che si avvicinano a noi. E posso capire questa dinamica proprio perché forse, essendo molto, diciamo, piccoli, probabilmente loro hanno ancora una memoria viva rispetto a quello che noi chiamiamo il mandato celeste, che rappresenta la loro essenza. Poi subentra l'educazione e lì le cose cambiano. Subentra l'educazione. Io mi diverto ogni tanto a cercare l'etimologia delle parole, è una cosa che mi incuriosisce, mi diverto un sacco. E ho scoperto che la parola educare deriva dal latino ex lucere, che significa tirare fuori, far emergere qualcosa di sommerso. Allora poi ho guardato istruire e scopro che istruire deriva dal latino e significa dal latino instruire, per essere così, e significa mettere dentro, riempire un contenitore vuoto. Allora là mi sono posto un'altra domanda e credo di aver capito che probabilmente diciamo quei parametri educativi, quei modelli educativi che noi trasferiamo ai nostri figli, ma che a nostra volta ci sono stati trasferiti, perciò diventa un circolo, in realtà siano più istruttivi che educativi, perché spesso fanno riferimento a ciò che dovrebbe essere secondo la società in cui si vive, secondo l'ambiente in cui si vive, secondo gli insegnamenti che ci arrivano dall'educazione anche religiosa, piuttosto appunto che dal contesto ambientale. Già qui o su dove siamo noi, già comunque gli stili di vita cominciano a essere diversi. Se poi penso a me stessa in Africa, sicuramente quei modelli educativi che ci sono qui non mi servono a nulla lì. Non so se è chiaro questo discorso. Allora mi rendo conto che praticamente questi modelli educativi in realtà forse non è che proprio agevolano l'emergere di quella che è la nostra essenza, ed è quello che noi facciamo con i nostri figli o con i ragazzi che si avvicinano in palestra alle nostre discipline. È come se smorzassimo un po' quello che sono, ok? Questo probabilmente perché diventa anche più funzionale, no? Siamo tutti omologati, essendo tutti omologati, siamo anche più gestibili e a nostra volta gestiamo meglio. Chi ha dei figli sa benissimo, non so se è capitato a voi, ma penso di sì. Quante volte magari accade, si va in un posto, i bimbi piccoli cominciano a scatenarsi e noi no, non si fa perché... E loro ti guardano, cosa dire, perché? Perché? E lì, sinceramente, anche noi dentro diciamo, ma perché? Cioè, ma perché no? Però dobbiamo crescere in un certo modo e allora ci hanno insegnato così, anche noi facciamo così altrettanto. In realtà magari il concetto più profondo rispetto all'educazione forse è la comprensione di sé. E allora abbiamo la fortuna e la possibilità attraverso queste pratiche non solo di permettere a loro di far emergere quello che sono, di comprenderlo, di farlo emergere, ma diventa anche per noi uno strumento validissimo per trasformarci insieme a loro. E allora il mio invito è questo, perché non cogliere questa grande occasione per trasformarci tutti in consapevoli ed entusiasti educatori. Questo è il mio invito sul quale diciamo, sto lavorando in doppio senso. Maestro, non so se vuoi aggiungere qualcosa. No, va bene, allora volevo aggiungere qualcosa rispetto alla storia che raccontavi di Elia. Sì, due piccole cose. Una è che io trovo carino e interessante il fatto che Katia non conoscesse affatto le discipline di cui ci occupiamo a
all'epoca, per lei è un mondo totalmente nuovo e quindi anche lei è stata trascinata praticamente dal figlio, da Elia, alla pratica, è stata introdotta praticamente dal figlio alla pratica sia del Qigong, inizialmente del Qigong, e poi anche dell'arte marziale, del Tai Chi Chuan, stile Shen nello specifico. E poi insomma vorrei insomma dire anche che Elia in questa foto ha 14 anni, questa è una foto del 2014 credo, adesso ne ha 18 appena perché ha compiuto a giugno. In questo momento Elia si trova in Bulgaria, sta partecipando al campionato del mondo IWF di Tai Chi Chuan. L'altro ieri ha fatto le sue competizioni nelle forme a mani nude, forme da competizione di Tai Chi Chuan Stile Shen, e ha conquistato un oro e un bronzo. Stiamo parlando del campionato ufficiale mondiale, sapete ci sono tante gare, tante competizioni, questo è il campionato ufficiale IWF, e quindi siamo tutti molto contenti. Elia è ancora lì perché lunedì avrà la gara con Arma, presenterà la spalla della competizione, e quindi speriamo di vedere anche questo. Ecco, appunto, adesso secondo me possiamo andare con... Io vi faccio vedere molto velocemente, perché Katia credo sia stata veramente esaustiva, alcune slides, così tanto per organizzarci le idee rispetto a... Federico parlava di questo nuovo progetto, in realtà è un progetto nuovo che riguarda la formazione di operatori, di insegnanti di Qigong e Tai Chi Chuan, specializzati proprio nell'insegnamento ai più piccoli, ai bambini. In verità il progetto nasce adesso, cioè la formazione, stiamo parlando di una formazione triennale completa, ora ve la illustrerò. Però le radici di questo progetto sono molto antiche, possiamo dire così, risalgono insomma al 2000, quindi parliamo quasi di 20 anni fa. Nel 2002, nello specifico, appunto come accennava Katia, io nella mia vita passata ero un insegnante di scuola elementare specializzato in sostegno, adesso non più, insegno a tempo pieno appunto le discipline del Tai Chi Chuan e del Qigong, e all'epoca nel 2002 ho presentato un progetto all'Università di Padova dove veniva prevista la pratica del Qigong e del Tai Chi Chuan all'interno delle scuole statali, pratica rivolta in particolare a bambini interessati da problematiche relative all'aggressività, all'attenzione, anche problemi di, insomma, relazionali, ci rientrava anche il bullismo, che adesso è di gran voga. Questo progetto poi è stato presentato in una scuola statale, provincia di Treviso, e ha avuto un grande successo. È stato monitorato attraverso tutta una serie di strumenti da parte di altri insegnanti che appunto si occupavano di verificare l'andamento del progetto, e sono emerse tutta una serie di informazioni positive rispetto appunto al potenziale di queste pratiche, nel senso che appunto la maggior parte, l'85% dei bambini aveva raggiunto tutta una serie di, aveva incrementato una serie di abilità sia sul piano strettamente fisico, motorio, sia sul piano psicologico, relazionale, e non solo, anche un incremento nelle varie materie della scuola elementare, appunto, un miglioramento, quindi non so, dalla matematica alla geografia. Questo perché i bambini avevano sviluppato
attenzione, di presenza, avevano fondamentalmente capito che per far bene le cose occorreva esserci. Prima Katia diceva i bambini amano le arti marziali, infatti questo è stato l'aggancio, è stato relativamente semplice presentare queste discipline nella scuola statale, proprio perché appunto i bambini sono interessati al mondo marziale e hanno una serie di così, nell'immaginario di miti, no? Noi avevamo Bruce Lee, loro adesso hanno altri riferimenti. E cosa succedeva? Fondamentalmente si rendevano conto che per effettuare una serie di figure, non so, il calcio volante, il calcio alto circolare, dovevano metterci non solo impegno, ma anche grande attenzione e presenza per apprendere questi movimenti. Una volta acquisita questa attenzione e questa presenza, questa poi veniva naturalmente riversata anche nelle diverse discipline che affrontavano i bambini a scuola. E così abbiamo avuto questa conferma. Possiamo vedere alcune slides, qui sì, io andrei molto veloce perché Katia è stata veramente esaustiva nel presentare le peculiarità appunto del progetto e delle arti presentate ai bambini, quindi possiamo andare avanti. Qui vedete i nostri bambini, sì, possiamo andare avanti, sì. Di educazione abbiamo parlato, ecco, io Katia ha già accennato, diciamo che in generale per proporre il Qigong è necessario ai bambini un programma specifico, degli esercizi specifici adatti a loro, soprattutto come dire, fondati sulla giocosità, sul gioco. Questo per quanto riguarda il Qigong, mentre per quanto riguarda il Tai Chi Chuan, appunto, questo è la nostra esperienza, va presentato come arte marziale nel vero senso della parola. Voglio sottolineare questo perché credo che qui il pubblico sia abbastanza preparato, però solitamente quando si parla di Tai Chi Chuan, genericamente si dice Tai Chi, ancora tuttora in Occidente nell'immaginario si immaginano questi movimenti lenti, armoniosi, magari effettuati da persone molto anziane nei parchi a Pechino e così via, no? E allora appunto, se voi capite che se noi, a parte che non ci interessa, perché quello è un aspetto validissimo del Tai Chi Chuan, ma non è il Tai Chi Chuan nella sua versione completa. Però appunto, a parte questo, capite che è assolutamente impensabile presentare il Tai Chi ai bambini in questi termini. E allora, per esempio, lo stile Chen di Tai Chi Chuan, che conserva tutte le caratteristiche marziali, tutte le metodiche di allenamento tipiche dell'arte marziale, si presta benissimo ad essere utilizzata dai bambini. Ci sono nel Tai Chi Chuan più recente delle forme in particolare che sono invece molto veloci, dove i movimenti vengono effettuati anche in maniera esplosiva, e tutto questo per i bambini è perfetto. Possiamo andare avanti? Ecco, qui abbiamo così uno schermino, però invece di questo io vorrei, qui ho il programma che noi presentiamo ai bambini. I bambini frequentano, adesso parliamo di un corso privato, prima noi stavamo parlando del progetto effettuato nella scuola statale. Noi abbiamo, sempre a partire dal 2000 circa, dei corsi invece presso le nostre palestre in forma privata, e molto velocemente vi descrivo la struttura di questi corsi. Allora, intanto il percorso prevede lo studio del Tai Chi Chuan, stile Chen, e del Qigong combinati, quindi all'interno dello stesso percorso si fanno entrambe le discipline, anche perché la radice è la stessa.
acquisire le caratteristiche di queste discipline. Il primo anno è molto importante, il primo e il secondo anno sono molto importanti, sono fondamentalmente dedicati a costruire nel bambino un corpo adatto a sostenere la pratica. E quindi grande spazio è dato agli esercizi, in gergo tra di noi diciamo trasformazione dei tendini, di potenziamento muscolare, di allungamento, di scioglimento articolare, in modo tale che il bambino possa avere, perché credo lo sappiate, adesso i bambini non sono messi tanto bene, no? In questa epoca moderna, sotto il profilo fisico e motorio, e quindi c'è bisogno appunto di preparare il corpo in tal senso. Poi fanno degli esercizi per lo scatto dei reni, quindi dei balzi, degli slanci, delle corse, tanti tipi di corse per lo scioglimento muscolare ispirate al movimento degli animali, ma non solo, alla natura, a situazioni anche filosofiche che fanno riferimento alla tradizione taoista. Oltre alle corse ci sono delle camminate, anche esse prevalentemente ispirate agli animali, e così via, tutto questo per appunto preparare il corpo. Fin da subito cominciano comunque con la pratica. Per quanto riguarda il Qigong, vengono introdotti alla pratica dello Jianzhuan, quindi del palo immobile, anche in forma di gioco. Questo palo immobile in realtà poi verrà messo in movimento attraverso delle camminate dove i bambini effettuano dei movimenti di apertura e chiusura, di espansione e contrazione, appunto muovendosi nello spazio, e questo, stiamo parlando del primo anno. Per quanto riguarda il Tai Chi Chuan invece, siccome come vi dicevo, i bambini hanno bisogno di riconoscere nel Tai Chi Chuan l'arte marziale, allora viene proposta una forma breve di 21 movimenti molto semplici, ispirati però alle forme veloci ed esplosive del Tai Chi Chuan stile Shen. Quindi se qualcuno di voi qui pratica il Tai Chi Chuan stile Shen, sto parlando delle Pao Chui. Pao Chui è un termine che significa qualcosa come pugni, come cannonate. Quindi potete intuire che appunto si tratta di movimenti dove i bambini imparano delle tecniche di pugno ma anche di calcio, e queste vengono espresse in maniera veloce ed esplosiva. Sì, vado veloce, negli anni successivi si attraverso la pratica di singoli movimenti vengono studiate tutte le tecniche dell'arte marziale del Tai Chi Chuan. Quindi vengono estrapolate dalle forme, dalle varie forme, tutte le tecniche di pugno, di calcio, di gomito, di ginocchio, e vengono ripetute di continuo per essere apprese. E questo abbiamo visto è il modo migliore per insegnare l'arte ai bambini. Nel secondo anno già fanno degli esercizi, come diceva Katia, di Qigan, quindi di percezione del Qi. C'è anche un aspetto teorico importante, che ovviamente viene proposto con un linguaggio adatto ai più piccoli. Grande importanza viene data, anche questo è stato accennato da Katia, al Kuisho, che appunto sono gli esercizi di spinta con le mani. A me non piace la traduzione di Kuisho, perché appunto letteralmente significa spingere con le mani, ma sapete, se conoscete di cosa stiamo parlando, in realtà appunto è un termine troppo riduttivo, no? Non solo le mani, ma è tutto il corpo, non solo il corpo, è la mente, l'energia, no? Che si mette in relazione con un compagno, con una compagna, e lì si imparano delle abilità che sono sì marziali, perché si impara a gestire la forza del, tra virgolette, avversario, e a gestire la propria forza, no? In relazione, ma in verità si apprendono anche tutta una serie di cose che riguardano
se stessi, l'altro, la relazione, il mondo. È una pratica meravigliosa e ai bambini piace da morire, quindi questo è uno dei pilastri del corso. Man mano che si procede con gli anni, le forme sempre brevi, perché i bambini vanno date forme brevi, diventano però sempre più complesse. La cosa paradossale è che il bambino il primo anno parte, come dire, bam bam bam, pugni, calci, man mano che passano gli anni diventa sempre, la pratica diventa sempre più interna, sempre più lenta anche, proprio perché il bambino, il ragazzino comincia ad apprezzare un altro modo di effettuare l'arte. Sono comprese le forme anche con arma, inizialmente quelle più semplici come la sciabola e poi si prosegue con la spada. Per quanto riguarda il Qigong, grande attenzione è data agli esercizi che sviluppano l'intenzione. Ne abbiamo tantissimi, c'è il Qigong della tartaruga marina, c'è un Qigong che si chiama la camminata del guerriero, ce ne sono diversi, introduciamo anche la camminata del papà, proprio perché il bambino ha bisogno di sviluppare volontà e intenzione, ovviamente partendo da un centro equilibrato e da una condizione di presenza e attenzione stabile il più possibile. E man mano che si va avanti, il show diventa sempre più complesso, cioè codificato, si fanno i 5 livelli previsti dalla famiglia Chen, e poi le forme più complesse. I bambini che volessero effettuare agonismo, e questo è un aspetto anche importante, spreco solo due parole, dicevo, i bambini che volessero effettuare agonismo trovano nel programma le forme da competizione, le forme da gara, e possono appunto fare anche questo tipo di esperienza. Per noi, allora, noi siamo dei tradizionalisti, veramente, lo posso affermare con tutta certezza, però non disdegniamo l'aspetto agonistico perché lo riteniamo utile proprio a livello educativo. Cioè le gare, le competizioni a noi non interessano ovviamente perché si vincono le medaglie o la coppa o queste cose qui, ci interessano perché creano delle situazioni utili per lavorare su di sé. Quindi il bambino, il ragazzino che poi diventerà un adulto, no? Come Elia, andando a fare questo tipo di esperienze, appunto, ha la possibilità di lavorare sulle proprie emozioni, sulla propria emotività, e tra l'altro impara anche a vivere, perché voi potete capire in gara, in competizione, cioè, che so, il giudizio dei giudici potrebbe non essere appropriato, cose che capitano nella vita tutti i giorni con sfumature diverse, in contesti diversi, e quindi i bambini imparano fondamentalmente a capire che non è appunto importante la medaglia in sé, quanto la propria prestazione sotto il profilo appunto emotivo-emozionale, no? Cioè, noi usiamo il termine buon combattimento. Per noi il buon combattimento non è vincere sull'avversario, perché se ci pensate si può benissimo vincere sull'avversario, però dentro, come dire, sentirsi emozionalmente non soddisfatto, perché magari sì, ho vinto sull'avversario, però io ero teso, ero rigido, così via, no? Allora in questo senso sì, si può vincere la medaglia, però dentro non siamo contenti. Mentre tante volte può capitare di non arrivare secondo, terzo, non vincere completamente, però uscire dalla pedana e dire: ah, ho dato il massimo, ho fatto del mio meglio, mi sono pure divertito, mi sono liberato nella mia performance, sto bene. Questo è il buon combattimento, cioè quella sensazione che deriva a prescindere dal risultato. E questo è quello che ci interessa, ecco. Bene, quindi questo qui è veramente molto velocemente il programma. Se volete, io lo metto
su questo tavolo potete darci un'occhiata, lo metto lì, ci sono, questo è il programma dei bambini, sul tavolo trovate anche il programma invece rivolto a chi volesse intraprendere il percorso di formazione, che è un triennio che ogni anno si prevedono 3 weekend intensivi da 16 ore l'uno, più alcuni weekend di approfondimento facoltativi. Se siete interessati sul tavolo trovate le informazioni appunto al riguardo. Adesso andiamo pure avanti, perché adesso ci avviciniamo, pratichiamo insieme. Qui c'è un video, sì, ma va bene, andiamo avanti. Anche perché non vedo, non parte, vero? Non c'è. No. Col mouse forse, no, niente. Era proprio prima di durante le cose. Niente. Va bene, possiamo andare avanti. Ecco, sì. Scusate. Sì. No, diciamo due parole su questo. Allora, quello che vorrei fare oggi con voi in termini di pratica, ecco, mi piacerebbe fare assieme una forma di ginnastica che proponiamo. Ginnastica non è, anche questo è un termine riduttivo, è un lavoro sul corpo che proviene dalla tradizione marziale cinese, ovviamente, utile a presentare ai bambini per, come forma di riscaldamento e per introdurli alla pratica. Quindi vorrei fare questo con voi. Se abbiamo tempo, farvi vedere le posizioni. Abbiamo una forma, una sequenza di posizioni sulle gambe dove i bambini imparano a tenersi sulle gambe secondo la struttura che è prevista nella pratica sia del Qigong che del Tai Chi Chuan, e poi provare assieme questo Qigong, perché più di tanto non possiamo fare. Magari se ci fosse anche 10 minuti, anche un po' di Wing Chun, inteso come pratica di ascolto, di presenza, e come pratica per comprendere la relazione. E questo è il lavoro che facciamo inizialmente con i bambini. Se ce la facciamo, io non so che ora sia, però so che stiamo finendo con la teoria. Va bene, possiamo andare avanti. Vi faccio, sì, queste sono delle foto rappresentative delle varie figure e il Qigong degli animali, però sapete che il WCC, il Qigong degli animali, prevede, come dire, tutta una serie di diversificazioni, di stili. Non so quante persone ci sono di Qigong degli animali, ce ne sono tantissime, da quando il medico Huatuo appunto codificò questa forma di Qigong tra il 100 e il 200 d.C. No? Huatuo, grande medico, tra l'altro il primo medico a creare una forma di anestetico, il Manfei San, che era composto da vino, era un decotto composto da vino e cannabis. Questo naturalmente i bambini non lo diciamo quando raccontiamo la pratica appunto del Qigong e degli animali. Questa versione in particolare, ci sono tante versioni, ma questa versione che vi presentiamo è veramente, veramente utile per i bambini, perché ha dei movimenti sì codificati, ma di facile acquisizione, e altri movimenti invece che devono essere espressi in forma libera, ed è questa appunto la caratteristica di questa sequenza per i bambini, quindi perfetta. Velocemente vediamo, sì, allora la tigre in questa sequenza è legata all'elemento terra, lavora su ogni esercizio, lavora su tutto il corpo, qui vediamo delle caratteristiche insomma principali, quindi la colonna, le gambe, la schiena, le ossa, dal punto di vista energetico polmoni e rene, le mani, stomaco e pancreas. Il lavoro sulla
questa sequenza non solo lavora sul piano fisico ed energetico, ma anche sul piano, tra virgolette, per intenderci, psicologico. Nel senso che ogni animale ha una caratteristica principale che può essere integrata dal bambino come dall'adulto, perché questa sequenza noi la presentiamo anche agli adulti nel nostro corso di formazione triennale. Ogni animale ha una caratteristica principale che appunto può essere integrata dal praticante. Nel caso della tigre, ovviamente, stabilità, sicurezza, determinazione, ecco, queste sono le caratteristiche che vengono integrate attraverso la pratica di questo esercizio. Questa sequenza è una di quelle che viene, che può essere prescritta, diciamo così, proprio nei casi in cui ci siano, come dire, degli squilibri, delle carenze sul piano della mente, no? Psicologico. Per esempio, a chi prescrive l'esercizio della tigre, no? A chi ha bassa autostima, poca sicurezza di sé, e così via, no? Questo è l'esercizio per lavorare su questo. Andiamo avanti. La gru, ecco, lavoro sul corpo, spalle, schiena, i glutei lavorano tantissimo, i tendini in generale, sviluppa il senso di equilibrio, lavoro energetico, polmone, bronchi e cuore, remmai, l'antieni mediano. Per quanto riguarda il lavoro sulla mente, questo è un esercizio fantastico perché insegna fondamentalmente a gestire lo squilibrio, cioè il bambino come l'adulto, perché ripeto, la proponiamo anche agli adulti questa sequenza, impara attraverso questo esercizio innanzitutto che non esiste, è ovvio, no? Però bisogna ricordarlo, non esiste l'equilibrio assoluto, no? In natura equilibrio assoluto non c'è. Esiste però la possibilità di gestire lo squilibrio che di volta in volta nella vita quotidiana si presenta, no? E questo fa la differenza, no? Ci sono due persone che magari vivono la stessa situazione, uno risponde in un modo, uno un altro in altro modo, e chiaramente qualcuno sta meglio, qualcun altro sta peggio. Quindi come reagiamo di fronte allo squilibrio, no? A me viene sempre in mente il surfista, sapete, il surfista con la tavola da surf, cavalca l'onda, a un certo punto cade giù dalla tavola, non è che il surfista comincia a battere i pugni sulla tavola da surf, a tirarsi i capelli perché ha perso l'equilibrio, no? Cosa fa? Niente, non è successo niente. Prende la tavola, risale sulla tavola e insegue l'onda successiva e così via, per tutto il tempo di pratica, no? Del surf. Questo tipo di atteggiamento sarebbe appunto da portare nella vita quotidiana, no? Quando invece normalmente, ordinariamente, quando ci si trova di fronte a uno squilibrio, la reazione è più o meno quella che viene scritta, no? Magari non fisicamente, ma dentro, no? Non mi tiro i capelli fisicamente, ma dentro lo faccio. Andiamo avanti. Ecco, invece il serpente è... quindi, per quanto riguarda l'esercizio... Ah, ecco, volevo dire una cosa, un'altra cosa sull'esercizio della gru. A chi lo prescriviamo, l'esercizio della gru in particolare? A chi è emotivamente un pochettino instabile, no? Per esempio, non so, adesso oggi parliamo di bambini. Pensate a quei bambini che da un momento all'altro, per una sciocchezza, no, cominciano a piangere. No? Poi magari dopo 5 minuti ridono in maniera esagerata, no? Ecco, significa, no, che bisogna riportare un attimino al centro. L'esercizio della gru lavora su questo, riporta al centro, sul piano motivo. Mentre l'esercizio del serpente insegna fondamentalmente l'intenzione, coltiva l'intenzione e la presenza e la possibilità quindi di cogliere le opportunità. Questa insegna una forma di opportunismo che non è negativa, è positiva.
cioè si presentano le opportunità e noi abbiamo, siccome siamo presenti, attenti, abbiamo l'opportunità di cogliere l'opportunità stessa. Quindi, per esempio, questo esercizio a chi va consigliato in particolare? A chi, per esempio, intraprende, non so, un percorso e poi lo lascia, a chi dice vorrei fare, non so, il musicista, allora si iscrive a scuola di musica e poi dopo 2 settimane fuori, sapete, no? Quella confusione, quella che ti sbatte di qua e di là e alla fine non si succede niente, no? Questo è l'esercizio utile invece per creare presenza, attenzione, intenzione di seguire una direzione precisa. Possiamo andare avanti? Ecco, la scimmia, io parlo, guardate sulla slide, se parlo direttamente dell'aspetto psicologico, la scimmia a chi la prescriviamo? A chi, sapete che le persone, anche i bambini, ci sono alcuni bambini così, tutti impettiti, non mi toccare perché io non mi tocco, no? Seriosi, così, ecco, fai la scimmia. Anche gli adulti, no? Immaginate, non so, il direttore d'azienda, no? Che deve stare sempre costretto in cravatta, fai la scimmia. Cioè, è un esercizio liberatorio, no? Che ti libera dalla propria costrizione psicologica, è interessante, incrementa l'umore, questo è anche un esercizio utile per chi accusa qualche forma di depressione oppure di stati d'ansia, questo è l'esercizio. E poi il gioco della scimmia all'interno della sequenza insegna, siccome la scimmia è un animale, non è come la tigre, no? È un animale che viene predato e quindi è sempre, come dire, in una situazione di pericolo, ma non per questo non si diverte, non gioca, quindi adotta una cautela, no? Importante, cioè quando esce fuori dal cespuglio, la prima cosa che fa, lo vedremo ora con l'esercizio, guarda in alto per vedere se c'è l'apica che si può buttare addosso, oppure giù ci può essere il serpente, no? Una volta, come dire, verificato che è tutto a posto, si lascia andare, no? Al gioco e alla curiosità di andare in giro, no? Bene, questa è la scimmia. L'ultimo animale, che non è un animale, è il drago. Questo rappresenta, come dire, la massima condizione di libertà sul piano mentale, psicologico, spirituale, rappresenta la realizzazione dell'essere, quindi da un certo punto di vista potremmo dire, come dire, il compimento dell'opera alchemica, no? Possiamo parlare in questi termini, e fra l'altro integra tutti gli animali precedenti, quindi il drago ha la forza, la decisione della tigre, il potenziale di forza della tigre, la sicurezza della tigre, ha la flessibilità del serpente, così come l'intenzione, la presenza del serpente, l'equilibrio, la stabilità, l'eleganza della gru, la gioiosità e la cautela al contempo della scimmia, e insieme a tutto questo, appunto, come dire, il drago, appunto, dicevo, è simbolo di libertà, di massima libertà da ogni forma di condizionamento e realizzazione della propria verità. Bene, mi pare che basta così. Vediamo cosa c'è dopo la slide, ma mi pare che sì, questo gruppetto di ragazzini. Il video non c'è, quindi facciamo noi gli animali, no? Adesso così li proviamo. Ci sarebbe stato un video con i bambini, però fidati, i bambini fanno. Ok. Bene, allora possiamo spostare. Sì, un attimo solo.
Scusate un attimo, il maestro prima accennava che vi trovate il programma. Io ho portato numero due copie per presa visione del programma del triennio, e c'è anche il programma, diciamo, del corso amatoriale. Ci sono altre informazioni. Se siete interessati a ricevere il maestro, lo condivido volentieri con voi. Potete scrivere il vostro indirizzo email, magari in modalità leggibile, grazie, nome e cognome, e io appena rientro ve lo invio volentieri via email, ok? Perché due copie ho portato, potete visionare. Questo è il centro, ad esempio, il piccolo progetto che riguarda. Allora, così, no, mi fa piacere mostrare una cosa, perché la nostra scuola veramente ci tiene al lavoro su di sé, al lavoro a schienco trasmutativo, di trasformazione, e questa cosa inizia già appunto dal lavoro che facciamo con i bambini. Vi dicevo che i bambini hanno 8 livelli, hanno 8 anni per raggiungere la fascia nera del Qigong. Vi mostro anche questi 8 livelli, hanno una scansione, quindi con un'ulteriore gradualità, nel senso che il primo anno il bambino è, come dire, non inizia, viene iniziato la pratica. I successivi due anni il bambino diventa aquila nera, poi va avanti e gli anni successivi, sempre due, tigre bianca. I successivi due anni drago rosso, la cintura nera, il raggiungimento della cintura nera, drago d'oro. Adesso non so se come noi voi siete appassionati di alchimia, però potete notare, se qualcuno appunto sa di alchimia, nero, bianco, rosso rappresentano le tre fasi dell'opera: la nigredo, l'albedo e la rubedo, e l'oro ovviamente è il compimento dell'opera. Questo solo per dire che appunto questa è un po' la impostazione della nostra scuola, e noi siamo convinti che lavorare in questo modo con i bambini sia una missione che nel nostro piccolo può apportare veramente grande beneficio, come dire, a un livello ampio, no? Nel senso che secondo noi i bambini che fanno queste cose possono davvero aiutare il mondo a crescere. Io direi di fare così, proprio per iniziare anche il lavoro pratico, no? Facciamo questa ginnastica con un bambino che abbiamo avuto, la ginnastica con un che non sono più la motivazione, però vedete come si tratta di esercizi che lavorano globalmente sul corpo, anche sull'aspetto energetico, sono utilissimi anche per gli adulti, e iniziamo così a fare questa forma di scaldamento. Poi facciamo il gioco degli animali di cui abbiamo parlato, e poi mi dicono che c'è un certo interesse nei confronti del fiscio. E a me questo fa piacere, perché come vi dicevo è uno strumento incredibile, non soltanto per acquisire abilità sul piano marziale, ma anche proprio per crescere, per fare il lavoro su di sé. Allora, la prima cosa, facciamo il sonno. Ci bene, iniziamo allora. Non è più facile, per voi è più semplice seguire. Ci sce. Incrociamo le braccia.
ruotare la vita e guardare indietro i gomiti. Conto in cinese Yi. Or San Si Wu Liu Qi Pa Jiu Shi. Cambio, ruotare la mano sopra la testa, mi alchiamo intorno, indietro, I, O, San, Si, U, con l'altro braccio, I, O, San, Si, U, cambio, colpo di palmo discendente in avanti, I, O, ruotiamo bene la vita, San, Si, anche il braccio sinistro partecipa al movimento, U, Liu, dall'altro lato, I, O, San, Si, U, Liu, dietro, I, perfetto, Ar, San, Si, U, Liu, dall'altro lato, I, O, San, Si, U, Liu, cambio, lavoriamo con i polsi ma tutto il corpo partecipa al movimento, così, come torce, tutto il corpo partecipa al movimento. Cambio. Questo esercizio induce anche alla parte del fagin. Sapete cos'è il fagin? Emettere il gin, emettere la forza all'esterno in maniera esplosiva. Quindi facciamo così, le mani chiudono partendo dai mignoli, ruota la vita e rilasciamo con i gomiti. Oh! Espirate, espirate per rilasciare. So. Benissimo. O, Liu, Qi, Pa, Jiu, Shi. Bene, adesso la stessa cosa, così laterale. Le dita chiudono, partendo dai mignoli, ruota la vita, I, O, San, Si, O, Liu, Qi, Fa, Jiu, Shi. Cambio. Questo si chiama il serpente scende giù, lentamente sale su. Sono tre serpenti. Uno, due, tre, quello principale. Si va giù a spirare, I, lentamente si sale su, O, giù velocemente, su lentamente, Sa, Su, su lentamente, O, Liu, Qi, Fa, O, adesso posizione del cavaliere, del mezzo cavaliere, spingere con entrambi i pugni lateralmente.
peso, i pugni sono a sinistra, il peso è prevalentemente a destra e poi il contrario. A. Sa. S. U. Liu. Ci. Fa. Giù. Cambio. La forza dell'energia scende giù per rimbalzare su. All'inizio cambio tese, così. Uno, due, raccolgo. Cambio, guardia sinistra, posizione Shibu, quindi tutto il peso sulla gamba destra, in questo caso la sinistra è vuota di peso, appoggiamo solo la punta, guardia, e qui I, fermi così, A, San, S. Afferriamo il piede, la gamba è tesa, lo tiriamo verso di noi, l'altra mano spinge in avanti. Adesso dall'altro lato la transizione è così. I. A. San. S. Tiriamo il piede, la gamba è tesa, l'altra mano spinge, perfetto. Giriamo, transizione così. I. A. San. S. Ovviamente lavoriamo sull'equilibrio, no? Transizione dall'altro lato. A. San. S. Bene. Facciamo l'ultimo esercizio. Spazzare e premere lateralmente. Spazio. Premo lateralmente. Guardate però i piedi. Questa torsione ruota tutta la vita, qui, dall'altro lato, transizione, oh. San, S. Ciò. Ciò. Ah.
Anzi, ne facciamo un ultimo ancora che piace tantissimo ai bambini. Posizione con un gruppetto lo vorrei consegnare. Allora, è importante anche lo sguardo. Abbiamo detto che se gli esercizi sviluppano forte intenzione, dobbiamo lavorare con gli occhi anche, no? Quindi, la tigre, ecco, la cosa importante è che tutti questi esercizi vanno fatti come, cioè, ci dobbiamo dimenticare di essere presenti tra le menti, siamo la tigre, siamo la gru. La persona mentale, ecco, si conserva. Non buttiamo via, però per il periodo in cui pratichiamo, lì siamo la tigre e i singoli animali. La tigre com'è? In un immaginario scorretto, la tigre è così, guardate. Questo ce lo dobbiamo dimenticare. Dobbiamo immaginare la tigre che cammina, serena. Possiede questa forza potenziale che non ha bisogno di dimostrare di rinnare i denti. Ok? Quindi immaginare la tigre serena che attraversa la foresta. Quando facciamo il movimento, quindi, così, vado avanti, per esempio, più vicino nella direzione, poi faccio un passo verso destra, mi faccio l'arco, sinistra, dietro, poi un po' avanti, ok? Con questo atteggiamento. In questo modo facciamo il lavoro che dicevamo, no? Su
guarda dietro verso il malleolo e lavoriamo sul rene. Tre serpenti, serpente centrale e due laterali. Serpente centrale guida i due laterali. Potete pensare anche di rimanere immobili così, perché la preda scapperebbe. Al momento opportuno. Ora, libero, sentitevi liberi di esprimere il serpente, siate il serpente, come dicevamo. Senza rigidirvi, la scimmia è morbida, non è rigida, è flessibile. Guardate in alto, in basso. Accarezzatevi, cercate eventuali predatori. Quando vi sentite sicuri, accede e vi aprite. E poi di nuovo subito. C'è qualcosa a terra, non sono sicuro, lo faccio. Tutto ok.
neanche giocare come farebbe una scimmia a dondolarvi, oppure balzare. Rannicchiarvi, come esercizio è fantastico perché il corpo si allunga, si estende, da qui può anche balzare.